Chiara, è arrivata una lettera per te. Penso sia da Hogwarts. Aprila, ti prego, fammi sapere cosa ne pensi. Gradisce delle gelatine tutti i gusti più uno? Attenzione però, potreste trovare veramente tutti i gusti. Questo è il portone d'ingresso di Hogwarts. No, aspettate, partiamo dall'inizio. Questa avventura inizia insieme a Audible, l'app di audiobooks, che ha pubblicato il primo capitolo della saga di Harry Potter e pubblicherà gli altri a seguire. Qui a Londra è venuto Francesco Pannofino, il doppiatore di Hagrid nei film. Siamo stati insieme a lui negli Audible Studios e abbiamo assistito ad un reading molto speciale. Io mi sto già emozionando. Forte e chiaro. Capitolo 1. Il bambino che è sopravvissuto. Il signore e la signora Dursley, di Privet Drive numero 4, erano orgogliosi di affermare di essere perfettamente normali. E grazie tante. Erano le ultime persone al mondo da cui aspettarsi cose strane o misteriose. Perché sciocchezze del genere proprio non le approvavano. Sapevano che i Potter avevano anche loro un figlio piccolo, ma non lo avevano mai visto. Sto facendo io il reading di Harry Potter. Il giorno dopo ci aspettava l'avventura più bella, andare anche noi ad Hogwarts visitando i Warner Bros. Studios di Londra. Allora, questo è il pass del Tour Deluxe, vi faccio vedere cosa c'è incluso, perché ognuna di queste card che ci sono qui dentro è una cosa diversa che puoi fare o che puoi avere durante il tour. Io, mi è capitato Hagrid, vedi il destino. Allora, qui abbiamo il photo package per avere delle foto professionali e anche un video in alcuni punti del parco. Qui abbiamo la Butterbeer, la Deluxe Butterbeer, quindi la burro birra, e abbiamo anche un souvenir guidebook. Ok, adesso possiamo tornare ad Hogwarts. Oh my god! Siamo nella sala comune di Hogwarts. Voglio stare qui, vorrei pranzare qui, vorrei cenare qui, vorrei stare tutta la vita qui. Qui abbiamo i costumi originali di tutti i professori. Quello è uno dei miei preferiti, quello di Fleur de la Cour. E il cappello è stato fatto da Philippe Tracy. Ma c'è la scala per la sala comune dei Grifondoro, chissà se c'è la signora. Siamo davanti al pensatoio di Silente. Questa è la porta della Gringot e questa funziona nella realtà, queste porte hanno tutti i meccanismi che le fanno funzionare davvero, poi una parte è fatta chiaramente con gli effetti speciali. Se c'è un posto dove ho sempre desiderato andare a prendere una tazza di tè, quella è casa Weasley. Per fare Nagini hanno preso praticamente un serpente, cioè hanno ricostruito al computer un serpente vero di cui hanno ricostruito le tracce, che è una roba enorme. Gli abiti della Umbridge sono stati ispirati dalla regina d'Inghilterra e più lei diventava cattiva, più diventavano rosa. Stiamo entrando nella foresta proibita.
Non si vede niente. Lumos. Oh, questa non fa presagire molto bene. Abbiamo il nottetempo, il night bus e abbiamo anche private drive. E il ponte di Hogwarts è tutto qui insieme e veramente, non lo so, ci passerei ore. Siamo nella sala effetti speciali. Stiamo entrando a Diagon Alley. L'emozione delle stelle. Oh mio Dio, ragazzi, siamo a Diagon Alley. Forse questa mattina avete bisogno di un paiolo. Qui ne abbiamo di ottima qualità. Il negozio sembra chiuso, ma secondo me torneranno subito. E ovviamente se avete bisogno di una bacchetta, c'è solo un posto dove dovete andare. Il gelato di Florian è ancora uno dei miei preferiti. E se avete bisogno di un gufo, dovete andare qui. E come fare senza il negozio più amato di Hogwarts? Il negozio dei Weasley. Adesso stiamo attraversando una gallery di alcune delle concept art usate per poi fare le scene, la fotografia e gli effetti speciali. Hogsmeade d'inverno. Questo invece è il modellino di Hogwarts, architettonicamente studiato. Vedete, quello è il ponte dove noi siamo passate prima, ricostruito, l'Hogwarts Bridge, eccolo qui. Benvenuti a Hogwarts. Questo, che a voi può sembrare solo un modellino, in realtà è stato usato per le vere riprese di Hogwarts, quindi tutte le riprese aeree che vedete sono state girate intorno a questo modellino. Modellino, insomma, mica tanto piccolo. Scegliere la bacchetta, oppure la bacchetta sceglie te. Sto uscendo adesso, ho anche fatto un copioso shopping e niente, è sempre magico, è sempre bellissimo e hai proprio quella sensazione di esserci stato anche tu a Hogwarts. Infatti qualcuno un po' di tempo fa twittò alla Rowling: sto aspettando la mia lettera per Hogwarts, come mi piacerebbe, come mi sarebbe piaciuto andarci, l'ho sempre sognato. E lei ha risposto: ma tu ci sei andato, ci siamo stati tutti insieme. Spero che questo viaggio a Hogwarts con me e Audible vi sia piaciuto.
Che siate fan come me o che dobbiate incontrare Harry Potter per la prima volta, non dimenticate di scaricare l'app di Audible e ascoltare l'audiobook di Harry Potter e la pietra filosofale, perché letta da Francesco Pannofino, vi giuro, dà i brividi.